Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Oliver. Ciao. Passeggiata? A voglia. Innanzitutto spiego un po', ragazzi, siamo ad Achiabara, il quartiere della tecnologia, il quartiere che poi è diventato successivamente il quartiere degli otaku, poiché pieno di sale giochi, negozi di action figure, di gadget, di peluche, di qualsiasi altra... Oh, mamma mia. Ok, comunque qua sei già, se non erro, dovresti essere già molto vicino a un negozio che io... Ecco di là, se vai di là... Eccolo qua, eccoci! Radio? Eccoci, sì, Radio Kaikan. Grandissimo negozio, pieno di roba. Da sfondarci, sì. Tutto, Magic, Pokémon... Radio Kaikan, ragazzi, è veramente super fornito, ogni piano ha vari negozi dentro, videogiochi, carte, figure di tutti i tipi, alcuni sono anche tematici, quindi magari hanno solo Gunpla, solo roba di Idol... Infatti sono le carte, al primo piano ci sono action figure, e poi più vai su ci sono carte, sempre più carte... Sì. Anche lì sulla destra quel negozietto che vedi lì davanti è tutto di carte, ma... Questo è scam? Sì, abbastanza scam, i prezzi sono alti, la fornitura è poco. Ma dove corre lui, Fiero? Sa dove va? Andiamo a controllare un attimo il prezzo. Qui c'è anche la vending machine, vedete, con la carta, le carte di Dragon Ball. Sì, che... belle queste! Queste sono quelle nuove di Heroes. No, non sono le nuove, però sì, insomma, sono le... Poi proviamo a fare un giro su Dragon Ball Heroes e si fa... Si butta la moneta, si vede se esce un'ultra rara, una secret. Guarda che belle. Si prova. Bello, mi fai vedere quella in seconda fila. Quel Goku bambino in seconda fila. No. Guarda, quella è bellina, Mai vista. È una promo. Siamo su queste 3, 4, 5 euro. Quelle là, poi queste qua stanno un po' più su. Bellina quei prezzi. Dimmi se sbaglio, ma a me sembra che sia deserto anche a Chiabara. Cioè, deserto rispetto al solito, ecco. Ma rispetto magari quando c'erano i turisti, sì. Però rispetto a anche solo 3-4 mesi fa è aumentato. Ah, sì, anche da quando hanno riaperto agli studenti e ai lavoratori da marzo. C'è stato un incremento di gente proprio in generale, anche la sera. Lì c'è Gigo, che era l'ex Sega. L'ex Sega, sì, ho visto che ora si chiamano così. Cioè, ragazzi, Sega, ovviamente, gli arcade, siamo palazzi arcade. Sono giochi. E adesso sono state comprate da un'azienda che era assieme a Sega e se l'è, diciamo, comprata, perché Sega stava facendo un po' fatica visto il periodo del Covid e pochissima gente andava nelle sale giochi. Peccato. Vuote le sale giochi, io le ho viste nell'ultimo anno veramente deserte quasi, solo UFO Catcher vanno. Quelli sempre sono maledizioni praticamente. Ma sono quelle che fanno più soldi effettivamente per una sala giochi, cioè i gettoni non fanno tanti soldi, con l'UFO Catcher invece fanno un botto di soldi perché non si vince mai. Te sei bravo con gli UFO Catcher, Dario? Faccio cagare. C'era un mio amico, io faccio pietà. Amico Cheng invece è molto bravo. Dipende da sala giochi a sala giochi. Ah sì, ci sono le varie tecniche, le varie skills, però bisogna mettersi lì. Provare. Questo, anche questo l'hanno tipo tagliato un sacco, ci sono pochissime action figure adesso, una volta c'erano molte di più. Che tristezza, è morto tutto, hanno tolto tutto, buttato giù, addirittura la storica Sega, ma veramente una merda. Sì, è cambiato, dai prima volta che sono venuto l'anno scorso, fino a oggi sì, è cambiato, e anche durante il Covid hanno buttato giù parecchia roba, anche questo penso che era fino in fondo, ma hanno tagliato i piani alti, è solo un piano adesso, mi sa. Ah, hanno proprio mozzato il palazzo, vabbè, boh. Mi sa, oppure lo stanno ristrutturando, Io non me lo ricordo gigantesco quel palazzo lì. Tra l'altro se vai tutto a destra, becchi il Mandarake, credo, minchia, lì c'ho spesso gli abusi. Nonostante i prezzi siano molto alti rispetto magari a Nakano, però minchia... Sì. Sì, là c'è Mandarake, qua c'è un botto di action figure qua dentro, proprio sono sei piani di action figure. E poi qua c'è il top del top, che è Mr. Potato. Allora, è un po' costosetto in realtà, in realtà Super Potato secondo me è molto blasonato, sì, ma è anche un'inculata incredibile.
perché qualcosa sì. Costa sì, veramente sì, tanto. Overpriced sicuramente. Mm-mm. Poi ci sono, vabbè, ci sono i made caffè, chiaramente, quello vabbè, non manca mai. Maledetti. Quindi ci sono, ce ne sono sempre di più. Io vedo sempre più ragazze sulle strade a dare i volantini, sempre di più, sempre più ragazze. Brutta quelli storia. Vanno, quelli vanno. Quelli vanno, sì, sì, grazie vanno. Nixo. Facciamo un giretto dentro? Io proverei più Mandarake, perché c'hanno sia videogiochi che fumetti che altro. Farei un secondo me è meglio. Ah, è questo il palazzone di cui parlavi prima. È certo, sì, sì, questo è potentissimo, potentissimo qui palazzo. È pieno di action figure proprio, te le tirano dietro, qui dentro. Sì. Se volete facciamo un giro. Sì. Occhio solamente alle tette, mi raccomando, per quello. Sì, no, beh, quelle... Ma già quel piano lì c'è tanta roba, già al piano terra c'è tanta robetta, c'è Dragon Ball, c'è One Piece. Ma lì ci sono un po' di... c'erano un po' di tarocconi, cioè c'è roba un po' commerciale. Sopra c'è... sono delle chicche interessanti. C'è roba un po' più rara. Oltretutto qui più vai su e meno spendi, generalmente. Per chi vuole esplorare, terra... viene premiato chi esplora. Esatto, al piano terra costa di solito la stessa cosa, costa di più rispetto al quarto, quinto piano. Qua, al quarto piano c'è tipo... ci sono vari posti che hanno abbastanza delle rarità, insomma, più o meno. Action figure anche vecchie, per esempio qua. Eccole lì. C'è... sì, anche qua ci ho comprato tanta robina. Guarda, guarda. Roba di Demon Slayer. Tutto pieno, ballonato, murato di Demon Slayer, come sempre. Quello c'è sempre. Questo non so, penso sia roba local giapponese. Qua c'è Code Geass, chi è quello? No, non è Code Geass. Haikyuu, My Hero Academia. Io più avanti mi ricordo che trovai anche roba di Lupin, anche roba veramente vecchia. Sì, là in fondo c'è un botto di roba old school. Ecco Jojo. Jojone. Personaggio preferito di Jojo, Dario? Ah, tra l'altro Josuke. Tra l'altro non so se hai visto, hanno lasciato più che altro, lo fa notare, sulla destra, dove c'è quel Jotaro, sì? Che è il Jotaro che mi ha regalato il gestore del bar in Lost in Tokyo, quello lì sulla sinistra. Ah, sì? Quello sulla sinistra, quello questo? Lì, esattamente, è quello, ecco, esattamente quello. Quanto costa? 40 euro. Minchia, mi ha regalato 40 euro il barista, cioè. 40 cucuzze, sì. Beh, questa è abbastanza grande, eh. Eh sì, grossino. Invece quelle snodabili costano un po' di più, costano sui 50-60. Questo è tutto ecco. Dragon Ball. Oddio, guarda quanti Super Saiyan 4, c'è anche Broly Super Saiyan 4, senza senso. Esplode il vetro qui, Qui c'è Broly 100 euro, vi faccio un po' di conversioni rapide in real time. sì. Questo è 50 sacchi, questi 100 sacchi. Avevano ragione ieri, cazzo, vendono un sacco i Super Saiyan 4. Sì, ma Dragon Ball è quello che costa, a parte questi che penso siano forse nuovi, seminuovi. Però Dragon Ball generalmente te lo tirano dietro. One Piece, ecco. Anche One Piece te lo tirano dietro perché ne fanno 2 milioni diversi, guardate qua tutto. Per esempio un prezzo così easy. Vediamo bello piccolo, bella... il grande mago piccolo c'era sopra. 60, sì 60. Ma bello anche Shenron lì dietro. Lo Shadow costa 500 cucuzze, mazza. Più che altro sono però tutte robe di Dragon Ball classico, vedi? C'è Grande Mago Piccolo, c'è Putu. Guarda, qua ci sono anche le confezioni, quelle che vendevano nei negozi di giocattoli. Sì. Guarda il robot del Red Ribbon, guarda. Questo 600 euro. Queste sono tutte figure basate, mi sa, sui... va bene, basate sui design del... spin-off? Dei cosi, dei design dei macchinari di Toriyama. Quelle devono essere rari, se costano 600-700 euro è roba rarissima. Da vedere anche i piccoletti. Ah, i cloth di Saint Seiya. Guarda. Anche questi generalmente costano un botto di soldi. I Saint Seiya costano più o meno sui 100... questi costano poco, però quelli nella scatola costano sempre molto, molto rispetto alle altre action figure in generale. Qua c'è Narutone. Sì. E poi c'è City Hunter, Hunter Hunter. Hunter Hunter di solito costicchiano, Hunter Hunter a volte. C'è poco di Hunter Hunter.
anche se ti ante, quella costa 200 pali. 200, bello che cambi sempre termine per indicare i soldi, gli euro. Grazie De Caorso per l'abbonamento. Noi siamo esperti. Le bombe, di i pali, cucuzze. Sì. Guarda Atom, madonna. Guarda quello, Capitan Allock. Sì. Fortissimo, 50 euro. La Mu. Eccoci qua, un po' di Gunpla. No, che è questo? Sì. Questo Gundam, che costano neanche tanto, questi Gundam qui. Almeno alcuni costano molto molto poco. Poi qua abbiamo tutti i kaiju, i mostriciattoli, Godzilla, tutti Ultraman, quelle cose lì. Quelle, com'è che vinile, fatti di vinile. Ah, i Vinyl Toys, certo. Io buono. Vinyl Toys, eccoli qua. Guarda come sono belli, tutti mostracci infami. Questi costano anche poco, Tra l'altro questo palazzo qui c'è anche il reparto yo-yo, e non so se c'è ancora. Sì. C'è il reparto soft air. Treni. Se c'è di tutto. I trenini ci sono. Questo è bellissimo, questo Goku. Sì, è bellino. Bellissimo. Anche la Vespina dietro di Yamcha, troppo bello. Ecco, questo è l'angolo, mi ricordo, Shin Megami Tensei / Persona, che mi ricordo c'era tanta roba del brand. Sì. Questo è al limite, sì, questo è fighissimo. Poi qua c'è il reparto tipo movies, mi sembra, tipo film americani. Sì, ci sono anche le Hot Toys qua. No? No? Aia, qui pupone. Tra qui non si è visto niente, oddio. Non si è visto niente. No, posso, no, c'erano le Aigo. Ecco i trenini. Trenini. Qui skippavo sempre alla grande, nonostante sia molto affascinante come mondo, però. Ma le macchinine, le nostre JDM amatissime. La giacca da capostazione, se volete, col berretto, cioè guarda, c'è proprio tipo il campanello, il megafono, la torcia, anche il torcio, le tronchesi per obliterare. Quanto sono fissati coi treni, mamma mia. Aspettate, lo yo-yo mi sa che l'hanno buttato giù, mi sa. No, ma era più su, eh? È più su, adesso andiamo credo. Piano su, che sono action figure come anche molti di più. Vabbè, qua le macchinine magari non interessano a tutti. Io sono appassionato però... di... No, oddio, qua si va giù. Sì, lì c'è l'inculata. Sì, là, c'è il buco. Ma forse era qui, yo-yo, sai, forse hai ragione. Forse l'hanno buttato giù, ci hanno messo i treni, forse. Sa che ci hanno messo sta cazzata qua. Queste cose qui di... Vabbè. Di anime, sì. Dovrò ripristinare un po' le mie mappe mentali, mi sa, perché tra palazzi buttati giù, rebrandizzazioni, tosta, avevo i miei punti di riferimento. Sì. Qua invece c'è i cabinati con le action figure dentro, qua c'è la lotteria. No, questo non c'era assolutamente quando l'ultima volta sono stato. Questo è nuovo, qui sono 22 euro e si può vincere, ovviamente non si vincerà mai. Uno di questi bellissimi premi, tra cui la PS5, che non esiste probabilmente, la Switch, il robottino che pulisce casa, e la cucina a gas, forse, cioè anche quello per fare i takoyaki. Va bene. Questi sono gli insetti. Di plastica. Credo che siano veri. Come veri? O si mangiano, non lo so. Bugs cooking. Che schifo. Può darsi che. Stanno andando forte queste. Era meglio il Maritozzo. Sì. Maritozzo sta sparendo piano piano. Vabbè, normale. Stanno facendo sparire, adesso vediamo, speriamo che portano il bombolone come sostituto. Queste comunque sono le vetrine dove la gente droppa le proprie figure e le mette in vendita, giusto? Esattamente, questo praticamente loro sono contenitori a noleggio. Mm-hmm. E chi vuole vendere le proprie action figure si noleggia un box e dentro ci butta dentro quello che vuole e il negozio te le vende. Ovviamente il negozio si piglia la percentualina. Però alcune cose, nonostante sia a noleggio, quindi passa attraverso più persone, alcune cose diciamo che si trovano anche a buonissimi prezzi. Ho trovato cose rare anche a prezzi. È vero, calcolo che ci ho preso un Goku Kaioken con tutta l'aura rossa intorno, 10 euro l'ho pagato. Cioè, a volte si trova veramente... Sì. Te le tirano dietro. Poi c'è quello che invece spara alto. E vabbè, cazzi loro. Qua per esempio c'è Gatsu. Berserk, sì, piccolino. In scatola 130.
E invece senza scatola sta sui 60 euro. Sì, ho notato che i Gatsu costano tutti tantissimi, tantissimo. Ma ce ne sono pochi, ce ne sono pochi, Io ne vedo pochissimi di Gatsu in giro, forse per quello. Secondo me va... Da quello che noto è meno ce ne sono. Cos'è in lo giro Zaru d'oro? C'era a sinistra? sì, boh, è bello. Questo tre pali, 300 euro. Minchia! Senza scatola. Bello però. Sì, è bellissimo. Qua c'è L, Light, Evangelion, Hunter x Hunter, One Piece. Qua c'è, è un frutto misto. Qui si trovano anche cose molto rare. Qui ho trovato cose che non le trovi da nessun'altra parte. Eh sì, perché questo essendo un negozio del pubblico, capito? Ogni tanto becchi roba rara, perché magari... Eh sì, sono privati, esatto. Sono privati, anziché metterlo sui vari siti, le aste giapponesi, vengono qua e buttano dentro tutto quello che c'hanno. Qua c'è per esempio PSP, vabbè, cos'è? Ah, hanno proprio lasciato le PSP lì, però, beh. Sì, proprio così aprite. 30 euro tirata dietro. Qua c'è Hajime no Ippo, questa costa è rarissima, perché non l'ho mai vista. Costa 600 euro. Faccio figo di Hajime no Ippo. Minchia. È l'unica che ho visto. Ma c'è anche in un anno di giri. Gege no Kitaro. Eccolo. 100 cucuzze. E poi cosa abbiamo? Qua abbiamo Gundam. Guarda che bello Taku che c'è lì a destra, guarda Fier. E qua abbiamo... Oddio, cos'è? No, meglio non guardare. Infatti stava guardando quella roba lì, il nostro simpatico amico. Vabbè. Giochi di Game Boy Color, bello! Pong a 15 euro e Pinball, Hardcore Pinball. Bravi che hanno messo il cartellino del prezzo appiccicato alla scatola di cartone, è proprio quello che va fatto. Boh. Esatto. Però questi stickers, io ho comprato qualcosina, questi stickers non dovrebbero lasciare la donna. Okay. Teoricamente sì, teoricamente non dovrebbero lasciare la donna. È un adesivo molto leggero. Meno male. E qua c'è veramente da perdersi, eh. Comunque è tipo fatta labirinto. Qua c'è Game Boy Advance, qui puoi mettere praticamente di tutto. Cioè sopra c'è uno Zaru, sotto sì. Game Boy Advance, così, senza un criterio. Ma poi a pochissimo, tipo a 8 euro sto gioco, che penso sia uscito solo in Monster Farm, forse è uscito solo in Giappone. Poi Kamen Rider, qua vanno matti per Kamen Rider, che praticamente è tipo un Power Ranger. Sì, vabbè, ne ho parlato anche spesso sul canale, tokusatsu famosissimo in Giappone, chiaramente qua zero. Sì, da noi fa la fame. Però tipo mio nipote, il figlio della sorella di mia moglie, che non so come si chiama, forse nipote o cognata, a lui è innamoratissimo di Kamen Rider proprio. E ha 6 anni. Chissà se con anno alla sceneggiatura di Shin Ultraman la gente si affezionerà magari a Ultraman, perché anche un po' come Kamen Rider, no? È uno di quegli eroi che chiaramente in Italia ci siamo cagati in tre. Sì. Boh, secondo me in Italia farà comunque un po' fatica, però. Sì, vabbè, magari. Però c'è anno, sai. Ecco, a proposito abbiamo... qua tanta roba. Anche quelle di Evangelion sono più o meno rare come action figure. Non sono rarissime, ma non ce ne sono tantissime in generale. E più che altro in Giappone vedo è tutto Dragon Ball, One Piece e Demon Slayer. Di quello proprio ti cade dal cielo la roba. Eh sì, immagino. E poi viene il resto. E poi viene il resto. Tipo le serie vecchie sono quasi tutte sono introvabili. Tipo Lupin, oddio! Kenny il guerriero. Oddio, un'armatura letale ho visto. Dimmi. Eccolo. Ah, c'è... Oddio, eccoli. Gli Dragon slime. Quest. Eccoli. Ah, dei boss. Questi costano più o meno 10 euro, 10-12 euro, anche meno. Eccoli! Madonna! Qua c'è le palle, le sfere. Eccoci. No, questo, vabbè, questo negozio non è cambiato di una virgola da quando sono...
Ma c'è un altro Gatsu. Sì, questo è eccoli. Più o meno è sempre così. Questo 100 euro, questi qui di Gatsu. E via, passa la paura. E poi, sì. Ah, qua c'è Lupin, 10 euro. Zenigata 10 euro, Lupin distrutto con le gambe rotte a 15 euro. Bene o male, insomma, queste sono quello che c'è. Tipo City Hunter, l'uomo tigre, Kenny il guerriero sono rarissimi, sono veramente rari come figure, ma un po' tutte le cose degli anni 80-90 c'è poca, eccolo qua, c'è poca roba. No, bellino quello, la torre slime che fa tipo da metronomo, è tipo l'orologino, che bello. Sì. Questa 12 euro. Guarda il Dragon Lord, eccola. Versione drago dietro, fortissimo. Eccola, bello. Sì, sì. Che Dragon Quest sono adesso? Deve uscire il 12. Deve uscire il 12. Ah, ok. Deve uscire, poi non si è più sentito parlare. Ma... poi deve uscire il remake amico. Del 3. Remake 2D HD del 3. Ah, figo. Ma io ti direi di andare a facciamo un giro al Super Potato, gli facciamo vedere un po' di retro gaming, se non va. Sì. Se vuoi mangiare, tra l'altro, lì vicino, non so se c'è ancora, c'è un posto super marcio che si chiama... Go Ape, mi pare, Go Gorilla, una cosa del genere. Fanno curry gigantesco, ovviamente c'è anche una sfida perché... Ci sono vari vassoi di varie grandezze e c'è veramente, però è veramente un marcio interessante. Quando vengo a Chiavara mangio sempre lì, perché mangiare bene a Chiavara, a parte in quel posto delle coltolette dove c'è una fila incredibile, è impossibile, non si mangia mai bene. Sì, c'è pochissimo. Go Curry si chiama. Chiavara, sì. Non lo sapevo di questo qui, del curry. C'è un giga, c'è un'insegna con un gorillone giallo, cioè gorillone con uno sfondo giallo. Ok. Dovrebbe essere lì vicino. Allora l'ho visto. È buono. Quell'insegna lì l'ho vista abbastanza, insomma, si vede quella del gorilla. Allora, andiamo qua da... Allora, qui dentro, all'interno, laggerà, perché tipo c'è Eternit, Uranio impoverito nelle scale. però appena entro nel negozio riparte. Allora. Qui c'è anche l'insegna storica di... No, quella era Mandarake, però c'è il Mandarake che conserva l'insegna storica di Sonic, luminosa. Ok. Ah, se l'hai detto, c'è questo da giocare. Ah, ricordo che è una storia. Ok. Ho chiesto se... ho sentito, sì. Vai pure, fratello, vai pure. Console penso mai uscita in Italia. Queste non le ho... Questo è il nostro NES. È il Famicom quello. Sì. What a mother dietro. È l'equivalente del... Esatto, del NES costa... 30 euro. Ecco, si porta a casa dei bei Famicom ammassati lì, così ci... Sì, ci sta. Qualcuno li vuole, scatolone, con la scatola, ovviamente in scatolato costa di solito 3 volte di più, infatti costa 100 euro questo, proprio nuovo. Poi abbiamo tutti i vari joypad, proprio queste ce le tirano dietro quando esci dal negozio, da quante sono. Hanno alzato i prezzi, Sì? Qua adesso stanno ai 10.000 yen, quindi siamo sui 70 euro. Prima stavamo sui 60, 50-60. Hanno alzato di un 20%, mi sa. No, il muro di Nintendo 64 è bellissimo. Sì. Qua c'è, cos'è? Castle of Illusion di Mickey Mouse, cos'è questo? Eccolo lì, sì. Ma non è Castle of Illusion, questo credo sia il gioco ancora più vecchio, quello per il Famicom. Sì, credo. Questo penso che sì. Questo è quello. Tutto Famicom, effettivamente sì, tutto bellissimo. 8-bit. Poi abbiamo Marione. Si può anche giocare. Marione che faccio domani. Ma mi sa che si è frizzato. Passiamo qua a Mario Kart. Guardate ragazzi quanti colori, peluche, console, pad. Cioè veramente non ci stai dietro. Guarda che casino. E poi lavorare qui deve essere un inferno, secondo me. Questa sì, musica, tutto stretto, la musica tutto bordone. Cioè, guarda i Dreamcast belli, che nostalgia, veramente. I Sega Saturn. Questa è la tua prima console, no? Questa qui. Sì, però la mia è stata in versione 2, che è la versione slim, praticamente. Del, sì, che non vedo. Ok, vediamo se c'è. Ma lo vedi, è piccolino, è un fornetto dei longhi. No, questo dovrebbe essere... Questo è il Master System. Quello è il Mega CD, sì, rarissimo, tra l'altro, qua. E quello è il Master System. Sì. Questo 200
200 euro. E Mega Drive quanto te lo buttano? C'è. Quanto te lo vendono? Te lo sassano a 40 euro. Comunque dovrebbe essere quello a sinistra, che vedo un 2, anche se da noi era un po' diverso. No, a sinistra tutto... No, no, questo è il Mega CD, questo è tipo... Ah, il Mega CD, no, poi, no, quanto no, è grosso, cazzo. È un bagarotto quello, no, non è la... Non è la Mega Drive 2, questa è la Master... Questa è la mia prima console. Qua, Dreamcast, 60 euro. Sega Saturn, ingiallito, 40 euro. Il Saturn... E qui... Qui li puliscono, è qui quando arrivano, li puliscono dentro, alcol, lucidano. E infatti ci sono tre commessi che stanno tipo schiando via tutta la sporcizia quando gli arrivano le cose. Ma che bella vetrina di giochi vecchi. Questo è il Game Boy Advance. No, Famicom. No, questo è il NES. No. Questo è il NES. Ah, il NES, ok. Questa è cos'è? Virtua Fighter. Mamma mia, che grafica! Jesus Christ. Questi sono i Disk System. I Disk System. So System. Sì, se ne è parlato. Guarda, tipo lo scorso lunedì con il Dottor Game. Quando abbiamo parlato. Ah, ok, sì, ok. Sì. E c'è anche un Ultraman, questi... vedo. Tra l'altro. A parte, così colleghiamo gli argomenti. Questi erano praticamente o usavi la cartuccia o questo. Avevano inventato tutte e due. Sì, sì. Effettivamente non sono male, però boh, vediamo, non so come funzionano. Poi qua abbiamo, vabbè, questo è tutto NES. Ah, moltissimi giochi non sono mai usciti in Italia, per esempio questa è tipo la saga River City, so se la sì, sì, la sì, sì, guarda, stai parlando di tutte le robe di cui abbiamo parlato lunedì, abbiamo parlato anche di quello e di l'unico gioco che è arrivato ora anche in Italia tramite Switch. Guardate questo Mario, cioè proprio... questo è Mario Bros. Bros, questo è proprio Mario Bros. Prima del Super Mario Bros. Sì. Questo è 5 euro, Super Mario Bros 5 euro, 7 euro il Mario Bros 3. Vabbè, le cartucce loose, top prezzi, io, comunque, butti i frisbee, dentro. I frisbee, proprio te li tirano, sì, te li tirano dietro come frisbee. Minchia, 5 euro, vai lì con 50 euro, ti compri tutti i giochi leggendari per il Famicom e vai a casa bello fresco. Oddio! Eccolo qua. Dragon Quest 3, il gioco leggendario. Qua stiamo a 40 cucuzza. Ma io ce l'ho anche in condizioni migliori. Ah, io quello. Certo, hai idea. Bello, bello. Questo credo che sia ancora tutto NES. Mazza, il NES, quanti ne hanno fatti io? No, beh, Famicom fu una console incredibile. I pad del Dreamcast attaccato. Saturn e Dreamcast. Ecco il Virtual Boy, Virtual Boy, fiero, madonna, povero Gunpei Yokoi, c'è morto. Questo è... praticamente il gioco era dentro e cioè, ti veniva tipo l'epilessia al secondo giorno. Gli occhiali di Victor Laszlo. Faccio poi c'è Knights che era insomma sì, un platform sui generis, diciamo, era un platform un po' particolare. Gioco all'uscita con il Sega Saturn, che però insomma, non era poi anche questo è tutto Dreamcast. Qua abbiamo JRPG, non so cosa sia, giochi a caso. Questo è a proposito, il Mega Drive sono i giochi che ce ne sono sempre meno rispetto ai giochi Nintendo, PlayStation. Mega Drive c'è pochissimo. O come mai? Sì, pochissimo. Grazie, non lo so, secondo me in Giappone non ha venduto come Super Nintendo sicuramente, però all'estero invece sì, qua c'è per esempio Aladdin. No, in realtà Mega Drive e Super Nintendo c'era un bello scozzone, cioè ci fu la guerra in totale. Sì. Però, però forse in Giappone andò più... Non lo so. Non lo so, bisognerebbe sentire... Poca roba, c'è sempre poca roba. Mega Drive, questo è sempre l'1, non è il 2. Ha 100 bombe, il cascato. Quelli sono i giochi del Game Gear, se non erro. Lì in alto a destra vedo... Sì, sicuramente... No, quelli lì appesi. Eccoli là, quelli sono per il Game Gear, credo, sì. Sì, siamo sui 20 euro Sonic 2. Per chi non lo sapesse, ragazzi, è la console portatile che fece Sega ai tempi del Game Boy, ma vabbè. Ed è sappiamo anche molto rara, molto rara. Di solito ce n'è sempre una per il negozio, di solito. Poi dipende un po', però... Questa è invece il Game Boy... Eccolo! Madonna, tantissimo. Ken. Questi, ecco, la metà di questi non hanno mai visto l'Italia. Qua c'è Rockman, vedo un Pokémon. L'oro? Sì, questo è l'oro. Pokémon Oro. Hai detto King of Fighters?
cioè c'è King of Fighters, non so come fosse il gioco, però non l'avevo mai visto King of Fighters. E poi c'è questo, che adesso non siamo riusciti in Italia, che è Pokémon Verde. Eh sì, minchia quanti! Sì, sì, sì. Quanto cazzo può avere venduto Oliver per essere così presente? Cioè, veramente una cosa incredibile. È dappertutto. Cioè, sono anche il rosso. Sì, c'era. Infatti, il verde mi sa che è andato. Quanto te lo tirano dietro? Pokémon verde? 12 euro. Vabbè, il rosso sta a meno. Il rosso sta a 8 euro. Poi c'è, eccolo. Questo è il mio primo Wonder Boy. Il mio primo gioco della storia che mai giocato. Guarda poi se c'è Game Boy Light, la console leggendaria. No, non c'è quella. Light non lo vedo. Light è molto raro. Vediamo nella teca. È costoso. Nella teca. Sì. Costa, grazie, ne ho visto uno a 1500 euro. Questo è per giocare al Game Boy nel Super Nintendo. Sì, sì, sul Super Famicom. Mettete la cassettina e si attiva. Questo è il Game Boy Color. Questo Game Boy Color. Ah, qui sono le scatole anche. Sì, con la scatola costa sempre, sempre di più. Se uno non gli interessa la scatola, costa veramente poco la roba, generalmente. Abbiamo Game Boy, roba rara, presumo. Se stanno nelle teche, di solito vuol dire che è roba importante. Mm-hmm. Sì, sì. Ecco, vediamo se c'è il light. Eccolo il light, eccolo. Madonna, lì. Eccolo lì. 1500 cucuzzeri. Quanto cazzo è bello il Game Boy Light. Sì. Io cerco un Game Boy Light particolare in questo periodo, però non finisco. Non di questo, non così clear. No, sto cercando quello di Tezuka, che c'ha i personaggi di Tezuka disegnati sopra. Ok, molto difficile da trovare. Ho visto qualche foto, non l'ho mai visto dal vivo, ma l'ho visto su Google. Ma quello è un pacchettato è normale, cioè tipo è trasparente e via. Sembra il pacchetto dell'edicola, come per esempio tipo gli insetti dell'edicola. Sì, sì. E sembra tipo così, però è nuovo. Minchia, bella che... 200.000 yen. E invece Game Boy Color in scatolati quanto te li buttano dentro? Qui stiamo a quello verde 300 e quello rosa sta a 150 danari. Minchia, okay. È scatolato. Sì. E poi c'è questo qui, questo Judge Dredd, costa 800 euro. Mi sa 800. Vabbè, comunque euro. È raro, cioè è rarissimo. Sì. Lo stipendio. E poi vabbè, qua abbiamo Super Nintendo. Questa è roba, mi sa che è roba americana, credo siano giochi americani, non sono le versioni giapponesi. Earthworm Jim è il gioco, uno dei miei preferiti. Earthworm Jim è troppo bello, divertentissimo. Sopra c'è tutto PlayStation, tutto Sony e Xbox di sopra. Tocca un attimino a guardare. Andiamo un attimo su di sopra. Qua invece c'è Mother 2 Earthbound. Eccolo lì. Quella custodia rossissima con scritto Mother 2. Eccolo lì. Ah, è questo? Sì. Ma questo è quello prima di Earthbound? O è questo è proprio Earthbound. E poi c'è A Link to the Past lì a sinistra. Madonna, gioco leggendario. Oddio, Dragon Quest 3 Remake per il Super Famicom. Dragon Quest 5. Madonna, giochi leggendari. Ah, boh, senza senso. Mega Man X, Mega Man. Sono tenuti da Dio. Quello cos'è? Un gioco di Dragon Ball? Guarda un attimo sulla destra, in alto. Sì. Guarda, grande mago piccolo con Goku. Madonna. Dragon Ball Z se ci incastra. Ho sbagliato. Non so cosa sia. Bella. Ma è Dragon Ball Bello Z che questa, però. Vabbè, comunque ci sta. Questo è quasi 3D, quasi. Quasi, tipo 30 bit. Comunque quella sfilza di Dragon Quest lì sta male, cioè. C'ho tutti, chiaramente, però... Oddio, Madonna! Madonna, la leggenda vivente! Qua c'è la saga Donkey Kong, Toy Story addirittura. Sì, bello quello. Sì, cos'è sì. Questo? Pokémon Stadium. Pokémon Monster Stadium. Quanto 198 yen, cioè un euro costa. Sì, tipo un euro, esatto. Ma come un euro? Questo è il 2. Sì, questo è... No, beh, questo due, è un po' di più. 6 euro e mezzo. Perché... Questo invece è Snap, Pokémon Monster Snap. Questo costa un po' di più. Però il Pokémon Stadium, questo qui, costa 1,20 euro. Un ovino Kinder, praticamente. Poi, vabbè, questo è GameCube, c'è pochissimo. GameCube proprio...
hanno tre giochi. Poi invece 100 yen, qui te li... Ah, quello è il cestone Conad, praticamente, quello. Sì, sì, alla cassa te li regalano così. E c'era un Game Boy Color di Pikachu, Mega Limited, e addirittura non era in vendita, da quanto penso sia raro. Guarda che bello Marione, mica. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Ecco! Ah, no, vabbè, il bundle, è il Pokémon, è il... sì, sì. Molto figo, sì, sì. Quello si trova, io lì lo riesco a trovare tranquillamente. Però sì, sì, è molto figo, molto figo. Però il bundle mi sa che è molto raro il bundle, eh. Molto, molto raro il bundle. Sì, sì, sì. La console a sé si trova, ma il bundle... Tra l'altro in vetrina not for sale vuol dire che è veramente a livelli grossi, grossi, grossi. Boh, Final Fantasy 7. Allora, qui c'è... Ecco le PlayStation. Ma vendono anche il NES proprio americano. Cioè, guarda, con l'action set, con la zapper. Questa si può anche giocare. Mi sa che ce l'hanno qui che si può giocare. Come prova. Ah, eccolo il Mega Drive 2. Eccolo lì. No, è, no, è sempre il primo. Però è sempre l'uno. Il 2 non ce l'hanno qua. Vabbè, sti cazzi. Hanno tutte le guide, tipo le guide, tutto codici, tipo quelle riviste dove c'erano tipo le fatality di Mortal Kombat. Sì, sì. Insomma, di tutti i vari giochi. I trucchi, le varie segrete. Xbox, qua in Giappone lo sai, penso che lo sai, insomma, non se lo cacca nessuno. No. C'è pochissima roba di Xbox, anche di console e giochi proprio. Vende zero. Qua c'è PSP, qua c'è DS... E andiamo nella vetrinetta, poi andiamo, dai, che qua se no ci cacciano via, ci staccano tutto. Non penso a questi livelli, però sì, sì, bisogna liberare un attimo. Le PlayStation così quanto te le vendono? 4 euro, probabilmente non funzionano, però secondo me con un piccolo trick si ripartono subito. Eccole queste sono le card. Oh, Game & Watch anche ci sono sotto, attenzione. Comunque non c'è un Game Gear. No, l'ho visto, c'era prima, era giù, okay. Ce n'era uno solo, quando hai visto il Game Boy Light, accanto c'era un Game Gear. Uno solo, però, okay, scatolato. L'ho mancato proprio in pieno. Sì, 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 c'era uno solo, come dicevi te, uno al negozio. Sì, bravissimo. Questi sono il pre-Game Boy, Game & Watch, da dove è nato il Game Boy, praticamente. Prima c'erano questi e poi... Gli LCD hanno fatto il Game Boy. Ah, mo ci danno. Ah, arrivato cosa rimasta. Arrivato cosa rimasta. Tocca andare. Adesso c'hanno la serranda, sta chiudendo. Su c'è. Arrivato cosa rimasta. Thank you. Su c'è un po' di arcade. C'è qualche arcade su. C'è tipo Snake, Solid Snake, grandezza naturale. E ci sono tipo. C'è Metal Slug, Puzzle Bubble. E tipo vari arcade che si butta giù il gettone e si gioca. Ecco, qua c'è tipo l'enciclopedia delle console. Che figa. Questa è praticamente la versione giapponese di questo. Ok. Questo è quello che abbiamo avuto noi. Questo invece era in Giappone. Era praticamente totalmente diverso. No, Oliver, io ti ringrazio, siamo in bolla. Sì, sì, ci siamo. Ti lascio andare a mangiare perché penso tu sia affamato, è l'otto da te, quindi... Sì, io sono... Sì, adesso vado verso casa e poi mi sistemo. Grazie mille, Oliver, grazie mille per questo contributo. Ok, grazie a te, grazie a voi. Spero vi sia piaciuto il giro. Ricordo a tutti che Oliver fa sempre questi giri nelle sue live, ragazzi, quindi andatela a seguire. Gira un sacco di posti, non solo nerd, gira quartieri, vita notturna, di giorno, parchi, templi, insomma fa tutto, quindi andatela a vedere. Discoteca il sabato. Ecco, discoteca, poi incontra, ha molte interazioni, fa anche un po' di PR, insomma, con i giapponesi. Siamo nel giro adesso. C'è un quartiere che, insomma, conosco tante persone adesso. Mi sono infilato. Grazie mille. Se voglio, Dario, ti aspetto qua. Lo so. Spero di venire. Ma non ti preoccupare, che tanto quando arrivo mi sentirai arrivare. E poi, soprattutto, ti devo anche parlare di una cosina, perché insomma non si sa mai. Va bene? Dai. Ciao. Grazie.